Continuiamo con la letteratura. Rossana Milano Migliarini vince premio Augusta Perusia Grifo d'Oro. La scrittrice gubina ha ottenuto la prestigiosa riconoscenza con il racconto Desideriamo camminare insieme, liberi sotto il sole. Andiamo avanti, parliamo del 30 settembre al 4 ottobre Gubbio Capitale Medievale d'Italia con il Festival del Medioevo. È prevista in città la presenza dei più importanti medievalisti italiani ed europei, Festival di Bruno Medievale agli Arconi e Mercatino Medievale in Piazza San Giovanni. Allora, il Festival del Medioevo è una bella cartolina da visita per il comune di Gubbio nel periodo autunnale. I filosofi Ancillotti e Stirati stanno lavorando bene in sinergia? Sì, diciamo che il festival di per sé è una rassegna che, ecco, la sua prima edizione è estremamente corposa e sicuramente sarà un successo. Tutte, diciamo, le associazioni, anche i quartieri collaboreranno con l'amministrazione comunale per portare avanti nel migliore dei modi questo festival. Ancillotti e Stirati, sicuramente, sì, diciamo, tutti coloro che si occupano all'interno dell'amministrazione del triangolo cultura turismo collegato allo sviluppo economico, quindi ci metto anche l'assessore Lorenzo Rughi, sicuramente sono coloro su cui noi puntiamo di più. Abbiamo improntato proprio il nostro programma sul rilancio, diciamo, della nostra economia partendo da questi settori, quindi sia il sindaco Stirati che il professor Ancillotti che Renzo Rughi si stanno dando molto da fare da questo punto di vista. Considerate che se diciamo, voci che stanno prendendo corpo e speriamo che si arrivi ad una chiusura di certe trattative, dicono che comunque al complesso del San Benedetto probabilmente verrà stabilito un corso secondario dell'Università di Perugia sul diciamo, l'archeologia. E questo grazie anche all'impegno appunto del professor Ancillotti e del sindaco Schirati. Alla stessa maniera stiamo lavorando per riportare la LUMSA nel complesso dell'ex seminario, quindi ecco, ripeto, parlare di addirittura due università che fanno dei corsi nella città di Gubbio, partendo da una situazione appunto in cui la LUMSA si era persa, era andata verso altri lidi, sicuramente per noi è un grande motivo di vanto ed è appunto la conferma che i nostri filosofi Ancillotti e Stirati stanno lavorando molto bene da questo punto di vista, sicuramente. Grazie mille. Andiamo avanti, parliamo adesso invece di inaugurato il vicolo dell'Agora. Francesco Pascolini: non avremmo mai immaginato di poter realizzare questo sogno. In foto l'associazione Quartiere San Giuliano, inaugurazione del vicolo dell'Agora. Andiamo avanti, parliamo invece di cultura, i pittori dal Sacro Cuore a Gualdo Tadino, la mostra è curata da Vittorio Sgarbi con la direzione artistica Katia Monacelli. Passiamo adesso all'attività dell'associazione Gubbio Fa Centro, domenica 2 agosto, cena di gala 2015 in piazza San Pietro. Vediamo che si terrà la seconda cena di gala organizzata dall'associazione Gubbio Fa Centro, operatori del centro storico. La cena di gala è a scopo benefico, quest'anno parte del ricavato andrà all'associazione di Telessia Gubbio. Parliamo adesso di Mocaiana, Mauro racconta 30 anni di pizza. Il 27 febbraio del 1984 la signora Maria apre la prima pizzeria della frazione. Parliamo adesso invece di calcio, di sport. Primi allenamenti per il Gubbio di Magi. La squadra si è radunata al Barbetti in attesa della possibile riammissione in Lega Pro. Come infatti parla il neo mister Giuseppe Magi, credo che le stagioni positive al di là della vittoria finale sono quelli in cui c'è un percorso di crescita che porta ad un miglioramento costante. Mentalità vincente non vuol dire per forza vincere il campionato, ma avere spirito di gruppo. Il nostro obiettivo è di entusiasmare il pubblico con un atteggiamento propositivo, perché credo che questo possa portare sicuri risultati, anche se ovviamente dipende tutto da noi. Per noi avere la possibilità di giocare davanti a tanti tifosi è uno stimolo ancora maggiore. A questo mi collego. L'anno scorso la retrocessione in Serie D, ma quest'anno il Gubbio del presidente Notari sembra davvero destinato a risalire la china. Lei è tifoso, che cosa si augura da questa stagione sportiva? Sì, io ad onore del vero sono stato assiduo tifoso, diciamo, in adolescenza, qualche anno di abbonamenti in curva, quindi quando l'età permetteva anche qualche simpatica esagerazione. Poi, diciamo, ultimamente ho seguito poco, sinceramente, devo dire che è chiaro, da Gubino, anche pur seguendo a distanza, passare in pochi anni dalla Serie B
a queste categorie fa un pochino così, dispiace un po'. Io credo che bisognerebbe fare di necessità virtù, quindi non ho alcun consiglio da dare a una società che sicuramente ci mette l'impegno, anche risorse, e quindi a noi va, da noi va il nostro maggior ringraziamento. Però magari rivolgersi a un settore giovanile, a un territorio per poter rilanciare questa squadra, quindi magari far crescere dei giocatori della città, proprio approfittando del fatto che il livello sicuramente si è abbassato, questo è quello che almeno noi auspichiamo, visto che le risorse sicuramente non ci sono per sogni di gloria, almeno partiamo da quello che abbiamo, quindi i giovani, il settore giovanile, e il bacino del territorio agubino e limitrofo. Questa è l'unica cosa che da agubino mi sento di dire, poi grazie a tutti coloro che ci metteranno lo zampino e daranno una mano al Gubbio, grazie ai tifosi che sempre seguito, null'altro. Grazie mille. Ringraziamo il consigliere Mattia Martinelli per la presenza e diamo appuntamento ai nostri lettori a quanto ci seguono a Ferragosto per l'uscita di Cronaca Agubina numero 37. Arrivederci. Grazie, buonasera.